Salve, benvenuti a una nuova puntata dalla parte dei cittadini. Oggi parleremo di quella che è la nuova proposta, la proposta di legge Bernini, con la quale appunto si è prefissato di un abbattimento, una rattamazione di quelli che sono i ruoli. Ovvero già da tanti anni si parlava di questo, di una praticamente di una rottamazione che potesse in qualche modo abbattere il debito, e fino adesso era rimasta soltanto nelle ideologie, nelle idee, nelle speranze di quelli che sono i contribuenti. Però fortunatamente vi è stata questa proposta, data la possibilità di abbattere la posizione debitoria del contribuente. Allora, in che cosa consiste? Esisterà praticamente questa sanatoria, o anche detta rottamazione dei ruoli? Dobbiamo dire che la disciplina sarà diversa a secondo la circostanza di uno stato di difficoltà grave del contribuente o uno stato di difficoltà temporanea. Nell'ipotesi in cui praticamente ci sarà uno stato di difficoltà grave e verrà ritenuto grave nel momento in cui la posizione debitoria risale almeno per il 50%, un periodo precedente al 2010, in questo caso allora il contribuente avrà la possibilità di andare a pagare per intero quello che l'IVA e i contributi INPS, decurtati però delle sanzioni e degli interessi e ancora di quello che è l'aggio di riscossione. Per quanto riguarda invece quei contribuenti che si trovano in uno stato di difficoltà meno grave, cioè temporaneo, in questo caso ci sarà una decurtazione della sorta capitale del debito dei tributi pari al 0,5%. Invece, per quanto riguarda, non cambia la disciplina in merito all'IVA e ai contributi, ovvero verranno pagati nella sorta capitale per intero sia IVA che contributi, verranno invece eliminati anche in questo caso quello che sono appunto gli interessi, le sanzioni e ancora l'aggio di riscossione. Questa proposta di legge è nata per cercare di andare incontro a quelli che sono i contribuenti che nel corso degli anni, nonostante si siano impegnati, praticamente non sono riusciti a fare fronte a tutti i debiti appunto consistenti nell'IVA, nei contributi, nei contributi INPS, nei tributi, e quindi con questa appunto rattamazione dei ruoli che cosa succede? Che si dà una possibilità alle contribuenti di andare prima di tutto ad abbattere quella che è la sorta capitale per ciò che riguarda i tributi. Per ciò che invece che è diversa a secondo questi siano in uno stato grave di difficoltà economica o uno stato temporaneo. E poi si va ancora ad eliminare totalmente quelle che sono le sanzioni, quelli che sono quelli che sono le sanzioni, quelli che sono ancora gli interessi e ancora l'aggio di riscossione. Qual è la novità di questa chiusura a saldo e a stralcio? Di solito quando si fa la chiusura a saldo e a stralcio, allora praticamente si ha una decurtazione sicuramente del debito, sia nella sorta capitale che negli interessi, però questo saldo comunque dovrà avvenire in un'unica soluzione. Invece, per quanto riguarda la proposta di legge della Bernini, c'è la possibilità, oltre che di decurtare il debito nella sorta capitale e nell'eliminare le sanzioni, gli interessi e l'aggio di riscossione, c'è anche la possibilità di rateizzare quella che è la somma stralciata. La rateizzazione sarà diversa. Nel momento in cui il contribuente si troverà in una situazione grave di insolvenza, l'ente di riscossione dà la possibilità a quest'ultimo di effettuare delle rate, il massimo di 12, che dovranno essere suddivise in 3 anni. Per quanto riguarda invece i contribuenti che si trovano in una situazione di difficoltà temporanea, quindi che è sorta successivamente al 2012, allora ci potrà essere una dilazione sempre trimestrale composta da 8 rate da distribuirsi nell'arco di 2 anni. Questa proposta di legge è importante, abbiamo detto per quale motivo, perché va ad incidere su quella che sia la sorta capitale e soprattutto va ad eliminare totalmente le sanzioni, gli interessi e l'aggio di riscossione.
anche se in generale non è che decurta di molto quella che è la sorta capitale, una decurtazione che varia a secondo dello stato di insolvenza grave o temporanea. Nello stato di insolvenza grave abbiamo detto che appunto ci sarà una riduzione del debito pari al 25%, in quella temporanea una riduzione dello 0,5%. Dove sta la novità di questa proposta legge Bernini? La novità sta nel fatto che per la prima volta vediamo che c'è un atteggiamento diverso, diciamo che l'ente di riscossione per la prima volta dà la possibilità, anche se non molto estesa, al contribuente di andare a cercare di definire la propria posizione debitoria tenendo presente appunto quella che è la situazione di difficoltà economica del contribuente, quindi si farà una dilazione del debito in base a quella che effettivamente sono le entrate mensili dello stesso. Del cambiamento di prospettive e soprattutto di atteggiamento dell'ente di riscossione, il quale fino adesso si è mostrato sempre quasi impassibile di fronte a quelle che sono le reali difficoltà del contribuente, ce ne parlerà la collaboratrice di studio, nonché ospite di questa puntata, la laureanda Tomasino Chiara. Allora, diciamo che grazie alla proposta Bernini c'è stato un capovolgimento della situazione, in quanto se fino ad un determinato periodo era il contribuente a dover chiedere una sorta di favore all'agente della riscossione per poter ottenere la negoziazione di un piano di rientro, oggi diciamo che è l'ente a sentirsi obbligato nei confronti del contribuente sulla base di un calcolo aritmetico che consente all'erario di recuperare i tributi deteriorati. E va incontro al contribuente proprio grazie alla riduzione della sorta capitale, dagli interessi, dalle sanzioni e dall'aggio di riscossione. Diciamo che molto probabilmente tutto, perché negli ultimi tempi la gente spesso chiede di questa legge quali sono le novità, sicuramente nel credo popolare si hanno delle aspettative un po' più ampie, alcuni parlano di una riduzione del 50% della sorta capitale, chi del 70%, c'è comunque molta confusione, anche perché forse le aspettative sono moltissime, e visto appunto lo stato di crisi economica che un po' tutti stiamo vivendo. In realtà non sarà niente di così clamoroso, nel senso che ci sarà sì la riduzione di parte dei tributi, ma la cosa importante, secondo il mio modesto parere, è che per la prima volta l'ente di riscossione si rende conto che se vuole effettivamente cercare di recuperare il recuperabile deve sedersi al tavolino e deve comunque cercare di venire incontro a quelle che sono le reali esigenze economiche, le reali difficoltà economiche del contribuente, perché se il contribuente potrà al massimo delle sue possibilità potrà pagare 10, è inutile continuare a pretendere il 20, perché a questo punto il contribuente, il più delle volte scoraggiato, non andrà a pagare nemmeno quanto effettivamente avrebbe potuto. Quindi c'è per la prima volta l'ente di riscossione, un cambio di rotta che almeno quantomeno lascia ben sperare per il futuro, e quindi magari in una prossima proposta di legge, in una prossima rottamazione, si spera che si possa avere anche una decurtazione superiore a quella che attualmente potremo avere con la proposta Bernini. E quindi potremo in qualche modo cercare di colmare queste grosse lacune economiche che il 60% dei contribuenti e anche di più purtroppo non riesce in alcun modo a superare. Anche per questa puntata abbiamo terminato, vi do un arrivederci alla prossima volta.